Allora ragazzi, nell'ultima lezione abbiamo cominciato a parlare del capitolo delle soluzioni e in particolare abbiamo visto le varie maniere di andare a esprimere la concentrazione delle soluzioni: per centro in peso, molarità, molarità e frazione molare. Prima di passare a vedere quali sono le leggi che regolano il comportamento delle soluzioni, è opportuno che facciamo ancora qualche altra riflessione sull'equilibrio liquido-vapore, perché in effetti, come vedremo fra poco, il comportamento delle soluzioni è fortemente influenzato da quello che avviene fra la fase liquida della soluzione e la fase vapore che gli fa equilibrio. Per cui dobbiamo ancora, diciamo così, riportare qualche considerazione che è molto importante per andare a capire come realmente si comportano le soluzioni. Allora, ricordate quando abbiamo parlato dell'equilibrio liquido-vapore? Abbiamo visto un esperimento, quello lì delle canne barometriche che venivano riempite con mercurio e che venivano capovolte dentro una bacinella di mercurio. Riproduco rapidamente la situazione che veniva delineata dall'esperimento di Torricelli. Allora, questo qui è una bacinella che contiene tutto quanto mercurio. Abbiamo una canna barometrica piena, lunga un metro, costometrica piena di mercurio che capovolgiamo tappata all'interno della bacinella piena di mercurio. Abbiamo visto che il mercurio comincia a rifluire all'interno della bacinella e si ferma a una certa altezza. Abbiamo detto che quando noi andiamo a pompettare un pochettino di acqua all'interno di questa bacinella, l'acqua risale all'interno della bacinella e va mano a mano, quando arriva sul pelo libero della superficie del mercurio, evapora. Ovviamente evapora perché in quello spazio che è compreso al di sopra del pelo libero del mercurio ci sta il vuoto. In effetti adesso abbiamo visto che non è che c'è il vuoto, c'è praticamente una pressione bassissima esercitata dai pochissimi vapori che vengono rilasciati dal mercurio. Arrivati a un certo punto, continuando a pompare acqua, a un certo punto si crea un piccolo battente di acqua e quando siamo arrivati in questa situazione qui abbiamo definito la pressione esercitata dal vapore in equilibrio col proprio liquido come la sua tensione di vapore. Il punto, diciamo così, che non ho chiarito nelle scorse lezioni e che è opportuno andare a chiarire in questa sede prima di andare a parlare delle soluzioni, è che questo sistema è un sistema in equilibrio ed è un sistema in equilibrio dinamico. Perché che cosa succede? Succede che la situazione, il fenomeno praticamente dell'evaporazione delle molecole continua ad avvenire. Semplicemente l'osservatore esterno non si accorge assolutamente di nulla. Perché? Perché con la stessa velocità avviene il fenomeno opposto, cioè quello della condensazione delle molecole. Per cui all'equilibrio si verifica che la velocità di evaporazione è uguale alla velocità di condensazione. I due fenomeni avvengono praticamente con la stessa velocità, per cui l'osservatore esterno non si accorge assolutamente di nulla. Fino a quello che ho detto adesso è stato tutto detto nelle scorse lezioni. La parte invece che non vi ho chiarita nelle scorse lezioni è la seguente: ogni principio, ogni sistema che sia in equilibrio, e fra essi anche i sistemi che sono in equilibrio fisico come questo qui, risponde al principio dell'equilibrio mobile della Chatelier. Enunciamo questo principio dell'equilibrio mobile di La Chatelier. Questo principio suona come segue: se si perturba un sistema in equilibrio, tale sistema
risponderà con una trasformazione che tende a minimizzare la perturbazione apportata. Ripeto ancora una volta, se si perturba un sistema in equilibrio, il sistema risponderà con una trasformazione che tende a minimizzare la perturbazione che è stata apportata. Cosa voglio dire con questo? Ve lo mostro subito con un esempio. Chiaramente tutti questi principi sembrano degli arcani quando vengono presentati, invece quando vengono esemplificati appunto con un fatto reale, poi si vede che sono delle cose abbastanza semplici. Abbiamo detto che questo è un sistema in equilibrio. In equilibrio perché? Perché le due trasformazioni uguali ed opposte, evaporazione e condensazione delle molecole, avvengono tutte e due contemporaneamente alla stessa velocità, per cui l'osservatore esterno non si accorge assolutamente di nulla. Andiamo a perturbare questo sistema che è in equilibrio. Come possiamo andare a perturbare questo sistema che è in equilibrio? Benissimo, facciamo la perturbazione più semplice possibile. Andiamo a diminuire il volume che è a disposizione della fase aereiforme. Va bene? Com'è possibile andare a raggiungere questo scopo? Molto semplice. Basta affondare la canna barometrica un pochettino di più nella bacinella contenente mercurio. Se si affonda un pochino di più la canna barometrica nella bacinella contenente mercurio, noi abbiamo praticamente che il volume che sta qua dentro, perché l'altezza della, diciamo così, del mercurio deve essere sempre 760 mm, perché l'altezza della colonna di mercurio deve equilibrare la pressione esercitata dalla colonna d'aria che va dal pelo libero del mercurio fino all'alta troposfera. Vabbè? Allora, andando, diciamo così, a perturbare il sistema di equilibrio, noi che cosa abbiamo fatto? Questa è la bacinella piena di mercurio. Invece di stare appena, diciamo così, immersa nel mercurio, andiamo a immergerla di qualche centimetro in più. Vedete, arriviamo qui. Adesso la canna barometrica è sempre la stessa, ma risulta, diciamo così, affondata un pochettino di più. L'altezza del mercurio deve risultare la stessa, perché 760 mm doveva essere alta prima e 760 mm deve essere alta adesso. Ovviamente al di sopra, diciamo così, di questo pelo libero del mercurio ci sta un pochettino di acqua liquida al di sopra. Va bene? Allora, supponiamo praticamente che abbiamo abbassato la canna barometrica di una quantità, di un'altezza tale che il volume a disposizione si è dimezzato. Va bene? Pertanto noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo perturbato un sistema in equilibrio, perché il volume che era a disposizione dell'aereiforme è stato dimezzato. Adesso questo sistema, abbiamo detto, risponde al principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier. Noi abbiamo perturbato questo sistema e questo sistema dovrà reagire in maniera da minimizzare la perturbazione che è stata apportata. La prima conseguenza di questa perturbazione che noi abbiamo apportato al sistema qual è? È che praticamente dimezzandosi il volume che è a disposizione del vapore, la pressione del vapore come dovrebbe essere diventata? Se noi andiamo ad applicare le leggi dei gas che noi abbiamo visto precedentemente, legge di Boyle che cosa ci dice? Andiamo a dimezzare il volume a disposizione di un gas, la pressione cosa fa? Raddoppia, perché il prodotto pressione per volume è una costante. E inizialmente ciò è quanto succede, cioè inizialmente la pressione esercitata dal vapore all'interno praticamente di questo spazio vuoto che è a disposizione inizialmente andrà a raddoppiare. Ma a questo punto che cosa succede? Quando raddoppia la pressione, la velocità di condensazione è proporzionale alla pressione esercitata dal vapore.
Se praticamente la pressione esercitata dal vapore è minore della tensione di vapore, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che evapora dell'altro liquido fino a che la pressione esercitata dal vapore diventa uguale alla tensione di vapore di equilibrio. Adesso invece ci troviamo nel caso opposto, cioè ci troviamo nel caso in cui la pressione esercitata dal vapore è più elevata della pressione di equilibrio, cioè della tensione di vapore. In queste condizioni noi abbiamo detto che la velocità di condensazione è proporzionale alla pressione esercitata dal vapore. Più alta la pressione, più alta è la velocità di condensazione. Pertanto che cosa succede? La velocità di condensazione in questa situazione che inizialmente è di non equilibrio aumenterà la velocità di condensazione, sarà più alta della velocità di evaporazione, per cui una certa quantità di molecole di acqua condenserà. Ripeto, anche in questo processo le molecole d'acqua continuano a evaporare e continuano anche a condensare, soltanto che in una situazione di non equilibrio quale questa che abbiamo prefigurato adesso, la velocità di condensazione sarà maggiore della velocità di evaporazione. Allora, andando a condensare una certa quantità di vapori, ovviamente la pressione esercitata da questi vapori cosa andrà facendo? Andrà ovviamente diminuendo. Quando è praticamente che questa diminuzione della pressione esercitata dal vapore si arresta? Ovviamente si arresterà nel momento in cui la velocità di evaporazione torna uguale alla velocità di condensazione. E quando è che si verifica questo evento? Quando la pressione esercitata dal vapore torna al valore della tensione di vapore dell'acqua a questa temperatura. È chiaro? Cioè, in poche parole, tenete presente questo, che se voi avete un gas e andate praticamente a variare il volume che è a disposizione di questo gas, la pressione di questo gas varia. Abbiamo detto che se diminuiamo il volume che è a metà, diminuiamo il volume a metà che è a disposizione del gas, abbiamo detto che la pressione raddoppia. Se invece noi abbiamo un vapore saturo, un vapore quindi in equilibrio col proprio liquido, se noi andiamo a perturbare questo sistema, andiamo a dimezzargli il volume che è a sua disposizione, il sistema inizialmente non sarà in equilibrio. In un primo momento la pressione sale, poi poco alla volta la pressione se ne scende. E a quale valore della pressione esercitata dal vapore tornerà? Proprio al valore della tensione di vapore. Per cui, praticamente, la pressione esercitata dal vapore che è in equilibrio col proprio liquido è assolutamente invariante. È chiaro? Adesso, per collegarci al principio dell'equilibrio mobile di Le Chevalier, vediamo praticamente che questo tipo di trasformazione perfettamente è compatibile col principio dell'equilibrio mobile di Le Chevalier. Perché? Il principio dell'equilibrio mobile di Le Chevalier cosa dice? Io perturbo un sistema in equilibrio, il sistema reagisce in maniera da minimizzare la perturbazione apportata. In questo caso la perturbazione che io ho apportato qual è? Un dimezzamento del volume che causa un raddoppiamento della pressione. Adesso il sistema reagirà favorendo quella trasformazione che mi permette di abbassare la pressione del sistema. Qual è la trasformazione che mi permette di abbassare la pressione del sistema? È la condensazione delle molecole d'acqua. Chiaro? Va bene? Ad esempio, vogliamo andare, diciamo così, a perturbare in un'altra maniera questo sistema? Per esempio, andiamo a perturbare questo sistema andando ad aumentare la temperatura. Cioè, da 20 gradi andiamo a portarla a 30 gradi. E che cosa avremo? Avremo praticamente che la
la temperatura aumenta, quindi aumenta l'energia cinetica media delle particelle ed in particolare aumenta l'energia cinetica media delle particelle, aumenta linearmente con la temperatura, ma in particolare aumenta in maniera esponenziale con la temperatura il numero di molecole d'acqua che hanno energia cinetica superiore a quella lì che serve a scappare dal liquido. Quindi praticamente andando a perturbare questo sistema, fornendogli calore, io quale tipo di trasformazione favorisco? Favorisco una trasformazione che mi assorbe calore. E la trasformazione che mi assorbe calore nel nostro caso qual è? È l'evaporazione dell'acqua, perché ovviamente per far evaporare dell'acqua in più io devo andare a fornire dell'energia al sistema e io gliela fornisco andando a fornirgli del calore che mi permette di avere l'aumento di temperatura. Adesso, diciamo, tenete sempre presente il principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier, perché noi come lo andremo, diciamo così, ad applicare per i sistemi di equilibrio fisico, qual è questo qui che vi ho denotato adesso, lo applicheremo poi alla stessa maniera anche per i sistemi in equilibrio chimico. Diciamo, è un principio che è di carattere generale e si può andare ad applicare a tutti quanti i sistemi che sono in equilibrio, sia fisico, sia chimico, sia contemporaneamente chimico-fisico. Va bene? Allora, una volta diciamo che ho chiarito questi punti che non erano stati chiariti nella lezione scorsa, possiamo passare, diciamo così, a vedere un pochino come si comportano le soluzioni. Allora, nell'ultima parte della scorsa lezione vi avevo detto che in effetti le miscele gassose si comportano come i gas spini, soltanto che l'unica differenza è che bisogna accoppiare alla equazione di stato dei gas perfetti la legge di Dalton. Le soluzioni solide sono molto molto interessanti, ma noi non le studieremo perché, diciamo così, non ci sta il tempo e perché in effetti non studiando dei materiali che si trovano allo stato solido non ha nemmeno molto significato andare a studiare le soluzioni che si trovano allo stato solido. Quindi studieremo le soluzioni che si trovano essenzialmente allo stato liquido. E nell'ambito di queste soluzioni che si trovano allo stato liquido dobbiamo, diciamo così, distinguere un pochino tre casi. I tre casi che si vanno a distinguere sono quelli lì in cui varia lo stato di aggregazione del soluto, cioè praticamente di quel componente o di quei componenti della soluzione che sono presenti in misura inferiore rispetto a quello preponderante che è il solvente. Allora, abbiamo detto che il solvente si trova sempre allo stato liquido, il soluto si può trovare allo stato liquido, allo stato solido o allo stato aereo. Diciamo che è didatticamente consigliabile andare a partire dal caso in cui il solvente è allo stato liquido e anche il soluto è allo stato liquido, perché mi permette, diciamo così, una presentazione più organica degli argomenti, più semplici. Allora consideriamo queste soluzioni qui ed in particolare andiamo a considerare una soluzione che è composta da un liquido A ed un liquido B, quindi una soluzione binaria. E questo liquido A avrà una tensione di vapore a ogni temperatura che è denotata dal simbolo P con 0 con A e il liquido B avrà una tensione di vapore che ad ogni temperatura è denotata dal simbolo P con 0 con B. Adesso praticamente noi studieremo le soluzioni utilizzando un modello, il modello di soluzione ideale. Che cosa significa soluzione ideale? Significa praticamente che quando noi andiamo a miscolare un soluto e un solvente, due, diciamo così, componenti diversi o anche più di due componenti diversi, abbiamo praticamente che le interazioni che esistono fra le molecole del solido A sono perfettamente uguali a quelle che esistono fra quelle del solido B e praticamente quelle sono perfettamente intercambiabili, solido A e solido B. Pertanto questo che significa? Significa praticamente che all'atto del mescolamento non ci sta nessuno sviluppo né nessun assorbimento di calore. Inoltre noi con il modello di soluzione ideale intendiamo anche che
all'atto della soluzione del soluto e del solvente, o dei soluti e del solvente, il volume della soluzione è perfettamente additivo, cioè che andando a sommare i volumi dei soluti e del solvente, dei componenti della soluzione, il totale è perfettamente uguale al volume della soluzione. Diciamo che questo modello delle soluzioni ideali funziona bene quando le soluzioni sono estremamente diluite. Cioè, estremamente diluite che cosa significa? Significa praticamente che ci sta tantissimo solvente e pochissimo soluto. Diciamo quando il soluto è, diciamo, che posso dirvi, l'1-2-3% del solvente. Oppure in dei casi particolari, quando soluto e solvente sono molto molto simili fra di loro. Ad esempio si pigliano due idrocarburi liquidi e si prendono due idrocarburi che sono molto molto poco diversi, quali sono gli isomeri, cioè in poche parole delle molecole che hanno la stessa formula bruta, la stessa formula bruta esattamente, ma che differiscono per la disposizione degli atomi. Quindi che vi posso dire, che ne so, un ottano e un eptano danno origine, diciamo così, a una soluzione che è abbastanza bene approssimabile con la soluzione ideale. Allora direte voi, ma i casi in cui questo modello si può applicare sono, diciamo, molto limitati, perché in effetti la più parte dei casi questo modello è abbastanza lontano. In effetti sì, è vero, è abbastanza limitato. Il problema quale viene a essere? Il problema è che per andare a trattare le soluzioni reali, questa è una cosa decisamente molto più complicata delle soluzioni ideali. Pertanto io che cosa faccio? Vi faccio vedere le soluzioni ideali e vi faccio un accenno su come si trattano le soluzioni ideali, le soluzioni reali. Faccio solamente un accenno perché, vi ripeto, il problema è molto complicato e si studia, diciamo, lo studio delle soluzioni reali, non si studia in chimica, si studia in chimica fisica, che è, diciamo così, una materia che fanno o gli ingegneri chimici o i chimici soltanto, però in anni generalmente mai al primo anno, sempre al secondo, terzo anno, qualche cosa del genere. Diciamo che vi farò semplicemente, vi mostrerò soltanto come si complica molto di più il passaggio dalle soluzioni ideali alle soluzioni ideali. Noi, grazie a Dio, ci occuperemo soltanto di soluzioni ideali. L'importante però è che voi teniate ben presente quali sono i limiti del modello delle soluzioni, della soluzione delle soluzioni ideali. Cioè, o soluzioni molto diluite, o praticamente, diciamo così, componenti della soluzione che sono molto molto simili fra di loro, chimicamente parlando. Cioè molecole o tutte e due molto polari o tutte e due molto apolari, e soprattutto molecole di grandezza molto comparabile. Chiaro? Quindi, ripeto, soluzioni molto diluite o molecole molto simili e preferibilmente poco o apolari. Allora, dicevamo, che cosa dice praticamente la legge che regola il comportamento delle soluzioni, che è detta legge di Raoult? Allora, andiamo un pochettino a individuare, a battezzare una serie di grandezze. Dunque, pi greco chiamiamo la pressione esercitata dai vapori in equilibrio con la soluzione. Poi abbiamo che P con A e P con B è la pressione parziale esercitata dal componente A in fase vapore.
Poi P con V è la pressione parziale esercitata da un componente B in fase lavoro. Poi abbiamo che P con 0 con A è la tensione di vapore di A. E P con 0 con B è la tensione di vapore di B. Poi ancora abbiamo che X con A è la frazione molare di A in fase liquida e X con B è la frazione molare di B in fase liquida. Poi abbiamo ancora che Y con A è la frazione molare di A in fase vapore. Y con B è la frazione molare di B in fase vapore. Adesso tenete presente come ho battezzato tutte queste grandezze, perché ragioneremo contemporaneamente su tutte queste grandezze. E non è che è complicato, c'è bisogno di un pochettino di attenzione. Allora io, onde non sperdervi, diciamo così, in questa lezione, verba volant, scripta manent, ho preferito andare a scrivere alla lavagna tutte quante queste cose qui. Vabbè, allora andiamo un pochettino all'altra lavagna, nel caso, diciamo così, questa si può rialzare e la possiamo andare a vedere. Tenete presente tutte quante queste cose. Noi abbiamo la legge di Raoul come... Ah, non possiamo andare a scrivere qua sotto, prendiamo ancora un po' di spazio, quindi possiamo ancora utilizzare. La legge di Raoul che cosa dice? Dunque, per prima cosa, la legge di Raoul viene sempre, diciamo, applicata contemporaneamente alla legge di Dalton. Noi abbiamo che la pressione esercitata dai vapori che sono in equilibrio con la soluzione sarà ovviamente uguale alla pressione parziale del componente A in fase vapore più la pressione parziale del componente B in fase vapore. Diciamo che questa è la legge di Dalton, è chiaro? Cioè, se noi praticamente, vedete, qui, in questo sistema qui, invece di andare a spompettare acqua qua dentro, siamo andati a spompettare una soluzione di un liquido A e un liquido B che abbiamo mescolato tra di loro. Qui dentro si troveranno vapori di A e vapori di B, è chiaro? Invece di trovarsi solo molecole d'acqua, troveremo vapori di A e vapori di B, chiaro? Quindi se abbiamo preso, che ne so, acqua e alcol, l'acqua e acetone, acetone e alcol, abbiamo preso, che vi posso dire, benzene e toluene, che ne so, una qualunque cosa, troveremo vapori di A e vapori di B qua dentro, invece che vapori soltanto di un liquido. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo che questa volta la legge di Raoul ci dice che la pressione parziale esercitata dal componente A in fase vapore è uguale al prodotto della tensione di vapore del componente A moltiplicato la frazione molare in fase liquida del componente A. È chiaro? Altrettanto possiamo dire per il componente B, cioè abbiamo che la pressione parziale esercitata dal componente B in fase vapore è uguale al prodotto della tensione di vapore del componente B per la frazione molare in fase liquida. Diciamo che questa è una cosa abbastanza semplice. Supponiamo praticamente che noi qui spompettiamo un liquido puro. Se noi spompettiamo un liquido puro, ad esempio il liquido A, la sua frazione molare quant'è? È 1, è chiaro? Allora X con A è uguale a 1 e quindi P con A, pressione del componente A in fase vapore, è uguale a P con 0 con A.
Ovviamente se io non mando un liquido puro, mando una soluzione, quindi con un x con a diverso da 1 e diverso da 0, e con un x con b che è diverso da 1 e diverso da 0. Ricordate che la somma di x con a e x con b è uguale a 1, chiaro? Allora noi che cosa abbiamo? Abbiamo che nella fase vapore troviamo, diciamo così, particelle di a e particelle di b. E le loro pressioni parziali sono tali che sono uguali alle pressioni di vapore moltiplicate per le rispettive frazioni molari in fase liquida. Cioè il contributo che il liquido A e il liquido B danno al vapore che è in equilibrio è proporzionale alla frazione molare che ci sta nella soluzione liquida. Quindi concettualmente non è una cosa troppo complicata. Allora, poiché la legge di Dalton ci dice che pi greco è uguale a pi con a più pi con b, se noi a pi con a andiamo a sostituire questa, diciamo così, formula qui, e a pi con b andiamo a sostituire questa formula qui, abbiamo che l'espressione completa della legge di Raoult diventa uguale a pi con 0 con a x con a più pi con 0 con b x con b. Va bene? Quindi questa legge di Raoult in fondo che cosa ci dice? Ci dice che, seguitemi bene, la pressione del vapore che fa equilibrio ad una soluzione, quindi la tensione di vapore della soluzione, è come se fosse la media pesata calcolata sulla frazione molare delle tensioni di vapore dei singoli componenti. Chiaro? Cioè, se P con 0 con A è 200 mm di mercurio e P con 0 con B è 100 mm di mercurio, la tensione di vapore della soluzione, se noi utilizziamo il modello delle soluzioni ideali, sarà un numero compreso fra 100 e 200. È chiaro? È la media pesata. Se ad esempio abbiamo praticamente che 0,5 e 0,5 è giusto 150, se è 0,25 e 0,75 uno sarà praticamente, diciamo così, quello moltiplicato per 0,25 e quell'altro per 0,75. Quindi non è una cosa particolarmente complicata. Va bene? Allora, diciamo così, se noi andiamo a riportare questa legge di Raoult in un diagramma, che cosa otteniamo? Otteniamo un tipo di diagramma che è molto 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 semplice. Diciamo, quando si parla di soluzione, i diagrammi che vengono utilizzati sono dei diagrammi quadrati. Come sono fatti questi diagrammi quadrati? Sono fatti così, vedete? Sull'asse delle ascisse, ad esempio, portiamo la frazione molare in fase liquida di uno dei due componenti, ad esempio x con b. Quindi che cosa vuol dire? Che qua x con b è uguale a 0 e qua x con b è uguale a 1, perché ovviamente la x, diciamo così, è una grandezza che varia fra 0 e 1. Ricordo che a rigore, diciamo così, in matematica non si permette di fare una cosa simile, perché quelli che si riportano sugli assi cartesiani sono sempre dei numeri reali e i numeri reali variano da meno infinito a più infinito, però hanno senso fisico soltanto le frazioni molari che variano tra 0 e 1. Ovviamente nel punto dove la frazione molare di B è 0, la frazione molare di A quant'è? 1. Benissimo. Sull'asse delle ascisse, sull'asse delle ordinate, noi andiamo a riportare queste grandezze qui, andiamo a riportare la pressione esercitata dal sistema, la pressione esercitata dai vapori che sono in equilibrio con il liquido. Allora, cominciamo a costruirci questo diagramma. Se noi praticamente abbiamo che x con b è uguale a 0, quindi x con a è uguale a 1, la pressione esercitata dai vapori in equilibrio che valore assumerà quando x con 0 è uguale a, scusate, x con b è uguale a 0 e x con a è uguale a 1? È uguale proprio alla tensione di vapore di A. Benissimo.
Allora io qua sopra mi porto I con 0 con A. Va bene. Poi guardate un pochettino la, diciamo così, la forma che ha questa funzione qui. Vedete? Io supponiamo che qui sopra voglio andarmi a riportare, diciamo così, la grandezza P con 0 con A. P con A, scusate. Pressione parziale esercitata dal componente A in fase vapore. Questa legge che cosa mi dice? Mi dice praticamente che varia linearmente con la frazione molare. La frazione molare di A qua è uguale a 1. Mano a mano che ci spostiamo in questa direzione, cioè con B che va mano a mano aumentando, la frazione molare di A cosa va facendo? Va mano a mano diminuendo. E più precisamente, quando X con B è diventato uguale a 1, X con A quanto è diventata? 0. Benissimo. Quindi questo punto qui è un altro punto del diagramma. Adesso, questa legge qui è una legge di tipo lineare, pertanto io ho che P con A varia linearmente fra 0 e 1 e quindi sarà una funzione di questo tipo qui. Va bene? Quindi questa qui è P con A. P con B che cosa fa? Ovviamente se io qui mi voglio andare a riportare sempre su questi assi qui, anche P con B, io che cosa ho? Ho che quando X con B è uguale a 0, la pressione esercitata dal componente B in fase aereiforme, quant'è? 0. Ovviamente 0. Quindi partiamo da questo punto qui. Ok? Questo tipo di funzione qui, che funzione è? È una funzione lineare. Quando x con b assume valore 1, x con a assume valore 0. Quindi quando x con b assume valore 1, la pressione esercitata dal componente b in fase aereiforme a cosa sarà uguale? Alla tensione di vapore del componente b. Quindi su questo altro asse qui porteremo p con 0 con b, frazione volata, tensione di vapore del componente b. Io in questa maniera ho deciso che A è più volatile di B, cioè ha una tensione di vapore più alta, e B ha una tensione di vapore più bassa. Ovviamente l'andamento che ci sta tra il punto X con B uguale a 0 e il punto X con B uguale a 1, com'è? Lineare. Quindi allora avremo una funzione di questo tipo qui. Vabbè. Ok? Ci sono problemi? Adesso costruiamoci com'è l'andamento di pi greco con la, come devo dire, con la frazione molare x con b. Abbiamo detto praticamente che pi greco, questa non è la formula. Se vogliamo possiamo andarla a scrivere in questa forma qui, vedete? P con 0 con A che moltiplica 1 meno X con B più P con 0 con B che moltiplica X con B, così compare una sola grandezza, diciamo. Se noi andiamo a diagrammare qua sopra, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che quando X con B è uguale a 0, il valore della pressione, della tensione del vapore della soluzione che fa equilibrio al liquido ovviamente sarà uguale a P con 0 con A. Quando sarà uguale a 1 x con b sarà uguale a p con 0 con b. L'andamento fra questi due punti è comunque un andamento di tipo lineare, per cui sarà praticamente uguale a questo. Va bene? In effetti, se voi per esempio andate a prendere questo valore qui, vedete, questa altezza qui è uguale altezza qui segnata in bianco è uguale a questa altezza qui segnata in viola, questa altezza qui segnata in verde,
Se questo pezzetto viola lo andate a riportare qua sopra, questo è perfettamente uguale a questo. E vi dà. È chiaro? Quindi in effetti la legge di Raoult è una cosa proprio. Diciamo, ci si può imbrogliare perché mo fra poco vi dovrò anche, diciamo così, riportare un'altra cosa che, diciamo, aumenterà un pochettino i problemi. Diciamo, mi avete seguito fino adesso, ci sono problemi? Va bene. Allora, fatemi cancellare questo perché sennò mi incasina un po' la lavagna. Adesso seguitemi ragazzi perché diciamo non è una cosa complicata ma necessita di attenzione perché sennò non si capisce a un certo punto perché poi entrerà praticamente anche la frazione molare in fase vapore. La legge di Dalton cosa vi dice altresì? Che quando voi avete una miscela gassosa che esercita una pressione totale che in questo caso è pi greco avete che praticamente la pressione parziale esercitata da uno dei componenti è uguale al prodotto della pressione totale per la frazione molare, questa volta in fase vapore. Per cui la legge di Dalton vi dice anche che P con A, cioè pressione parziale del componente A, è anche uguale a pi greco Y con A. Così come pure, sempre la legge di Dalton vi dice anche che P con B, cioè pressione parziale esercitata dal componente B, è uguale al prodotto della pressione totale della miscela gassosa moltiplicato la frazione molare in fase vapore. Adesso guardate questa relazione qui e questa relazione qui, hanno in comune il primo membro, quindi che cosa significa? Che anche i secondi membri sono uguali tra di loro, quindi noi possiamo scrivere P con A uguale P con 0 con A X con A uguale P greco Y con A, così come pure possiamo anche scrivere che P con B uguale P con 0 con B X con B ma anche uguale P greco. Per cui cancelliamocele da qua sotto e praticamente qui abbiamo tutte quante le leggi delle soluzioni ideali. Si ottengono queste relazioni andando, diciamo così, a considerare contemporaneamente la legge di Raoult e la legge di Dalton. Va bene? Adesso, che cosa ci sta ancora da dire? Ci sta da dire che, ma seguitemi bene su questo punto, la fase aereiforme che fa equilibrio a una soluzione liquida dei componenti A e dei componenti B non avrà la stessa composizione della soluzione liquida, bensì sarà più ricca nel componente più volatile. Ripeto ancora una volta, la fase aereiforme che fa equilibrio ad una soluzione liquida non ha la stessa composizione della fase liquida, bensì sarà più ricca nel componente più volatile. Quello che ho detto equivale a dire che Y con A non è uguale a X con A. Vogliamo dimostrare praticamente che Y con A è diverso da X con A? Benissimo. Dimostreremo anche che, visto che io ho postulato, andando a disegnare così il diagramma, che A è il componente più volatile e B è il componente meno volatile, io dimostrerò molto semplicemente che Y con A è superiore a X con A. Chiaro? Che quindi, ripeto ancora una volta, la fase aereiforme che fa equilibrio alla soluzione liquida binaria di A e di B è più ricca nel componente più volatile. Allora, andiamo a scrivere questa relazione come? Pi greco portiamolo al secondo membro e abbiamo Y con A uguale a P con 0 con A
x con a fratto y greco. Va bene? Adesso possiamo anche scriverlo in questa maniera qui. Y con 0 con a fratto pi greco per x con a. Adesso, se il rapporto pi con 0 con a pi greco è maggiore di 1, y con a sarà maggiore di x con a, se sarà minore di x con a, se saranno uguali, saranno uguali. Ma pi greco a che cosa è uguale? Pi greco è uguale a questo. Cioè pi greco è la media pesata delle tensioni di vapore valutata sulla frazione molare in fase liquida. Quindi se pi con 0 con a è maggiore di pi con 0 con b e x con a e x con b sono diverse da 0, sicuramente pi greco dovrà essere inferiore a pi con 0 con a. Quindi il rapporto pi con 0 con a fratto pi greco risulterà essere diverso da 1, in particolare superiore a 1, e quindi da ciò risulta che y con a è maggiore di x con a. Vedete, questo è un fatto molto molto importante. Perché? Perché praticamente questo è il principio della distillazione. La distillazione è quella operazione per effetto della quale è possibile andare a separare una soluzione, diciamo in questo caso di due componenti, in praticamente in due frazioni che sono più ricche, ognuna delle due, nel componente uno più volatile e un altro nel componente meno volatile. Addirittura se noi la distillazione la andiamo a spingere, diciamo, alle estreme conseguenze, noi possiamo ottenere il componente A puro e il componente B puro, o quantomeno puri completamente è impossibile, ma con un contenuto, per esempio possiamo ottenere il componente A con un contenuto del componente B inferiore per esempio all'1%, all'1 per 1000, all'1 per 10.000 e così via, come vogliamo noi. In che maniera? Guardate un pochettino. Guardate questo sistema qui, vedete? Se io praticamente qui faccio salire della soluzione A e della soluzione di A e di B, qui abbiamo vapore di A e di B. Supponiamo di separare questo vapore da questa soluzione. Io che cosa ho? Ho praticamente un vapore che è più ricco del componente A e una soluzione che è più ricca del componente B. Perché? Perché se il vapore è più ricco del componente A, per la legge della conservazione delle masse, il liquido si sarà impoverito del componente A. Quindi se io, per esempio, vedete, questo liquido che sta qua, io per metà lo evaporo, ho una fase vapore che è più ricca del componente A e una fase liquida che è più ricca del componente B. Poi io prendo praticamente questa fase vapore e la raffreddo e la condenso, la faccio diventare liquida. Così io praticamente, se io per esempio ho, che vi posso dire, 100 litri di soluzione, ne evaporo la metà, separo la fase vapore dalla fase liquida, io e poi condenso questi vapori, io ho 50 litri di una soluzione che è più ricca di A e meno ricca di B, e 50 litri di un'altra soluzione, che è quello che è rimasto liquido, che è più ricco di B e meno ricco di A. Poi che cosa faccio? La prima delle due soluzioni la evaporo per metà un'altra volta e ottengo un altro liquido, un altro vapore, che è più ricco nel componente A ed ho un liquido che è meno ricco nel componente A. Altrettanto faccio, diciamo così, per quel liquido che era più ricco nel componente B. Adesso il risultato qual è? Che io a questo punto ho ottenuto 4 soluzioni, 25, 25, 25 e 25 litri. E in queste 4 soluzioni, la prima c'è molto componente A e poco B, e poi mano a mano la quantità di componente A va mano a mano diminuendo. Se io adesso ripeto questo, diciamo così, processo un grande numero di volte, diciamo n volte,
io alla fine posso ottenere in capo a questo processo una soluzione del componente A in cui la quantità di B sarà diventata minore del valore che io prefisso, e dall'altro lato potrò ottenere un componente, una soluzione che è costituita prevalentemente da componente B con qualche piccola impurezza di A. Chiaro? Diciamo, questa è la distillazione. Nella realtà la distillazione non si può fare così, perché ogni volta che noi riscaldiamo dobbiamo fornire calore, quindi fornire calore vuol dire bruciare del combustibile. Quando noi raffreddiamo dobbiamo sottrarre calore al sistema, cioè prendere dell'energia del sistema e buttarla fuori nell'ambiente esterno, quindi disperdere energia. Se noi realizzassimo una distillazione in questa maniera, ci verrebbe a costare un occhio della testa. Allora, le distillazioni industriali come vengono realizzate? Vengono realizzate in maniera da recuperare il calore che altrimenti verrebbe disperso. Cioè, che significa? Significa semplicemente che il liquido che deve evaporare prende il calore da un vapore che deve condensare. Cioè, un vapore che deve condensare cede il suo calore al liquido che deve evaporare. Questo si fa, diciamo così, in una, come si dice, un dispositivo che si chiama colonna di distillazione. Diciamo che per adesso io vi ho delineato, diciamo, i principi base sulla quale, diciamo così, si basa la distillazione. Quando noi poi faremo i combustibili, parleremo della distillazione e della raffinazione del petrolio e vi farò proprio vedere come si realizza, diciamo così, fisicamente un'operazione di distillazione. Per adesso accontentatevi, diciamo così, di sapere che quando noi abbiamo una soluzione per semplicità di due soli componenti, e c'è un componente A che è più volatile del componente B, cioè significa che a parità di temperatura abbiamo, tutti questi diagrammi che abbiamo riportato qui sono a temperatura costante, chiariamo questo punto. P con 0 con A è maggiore di P con 0 con B, cioè A è più volatile del componente B, noi abbiamo che la fase vapore che fa equilibrio al componente A, che fa equilibrio alla soluzione, è più ricca nel componente più volatile, che nel nostro caso è il componente A. Va bene? Adesso vedete, da quel diagramma lì, voi vi potete anche andare a calcolare la composizione della fase vapore che fa equilibrio al componente B, che fa equilibrio alla soluzione. Perché? Se voi andate a riportare questa legge qui, vedete, qui l'ho scritta per il componente A, la posso scrivere anche per il componente B, e scrivo praticamente Y con B uguale P con 0 con B fratto Y greco che moltiplica X con B, e vado a riportare, diciamo così, anche X con B qua sopra, io otterrò praticamente una curva che fa così, vedete? E praticamente, poiché il processo di questo è un sistema in equilibrio e l'equilibrio si realizza sotto la stessa temperatura e sotto la stessa pressione, ha un liquido che ha questa frazione molare del componente B, farà equilibrio un vapore che ha questa composizione del componente B, cioè questo sarà Y con B. Questa curva che io sono andato a riportare qua sotto, praticamente sarebbe questa, diciamo così, curva qui. Va bene? Allora, queste sono, diciamo così, le regole che governano le soluzioni in cui noi abbiamo praticamente tutti i componenti che si trovano allo stato liquido. Ovviamente, se i componenti invece di essere 2 sono 3, sono 4, sono 5, sono 6, voi scrivete P con 0 con A, X con A, più P con 0 con B, X con B, più P con 0 con C, X con C, più P con 0 con D, X con D, e così via. E ovviamente nella fase vapore vi troverete tutti quanti questi componenti.
E anche in questo caso qui, nella fase vapore, ci saranno, diciamo, la frazione molare dei componenti che hanno una tensione di vapore più alta sarà maggiore della frazione molare dei componenti che hanno una tensione di vapore più bassa. È semplicemente un poco più complicato. Diciamo che per semplicità didattica io sono andato, diciamo così, a farvi vedere questa legge di Raoult soltanto per i sistemi a due componenti. Vi ripeto rapidamente, riassumo rapidamente quello che sono andato dicendo nel corso di questa lezione, poi facciamo due minuti di pausa e poi dopo riprendiamo. Dunque, vi ho detto, soluzione costituita da due componenti, A e B. Dunque, abbiamo detto che P con 0 con A è la tensione di vapore del componente A, P con 0 con B è la tensione di vapore del componente B. Ovviamente la legge di Raoult è valida a tutte le temperature. L'unica cosa che varia col variare della temperatura qual è? È che variano sia P con 0 con A che P con 0 con B. Però è valida a 10, a 20, a 30, a 40, a 50 gradi, è sempre valida. Cosa dico? Dico praticamente che la tensione di vapore, cioè la pressione esercitata dal vapore che è in equilibrio con la soluzione, io la indico con pi greco. Ed è uguale alla somma della pressione parziale del componente A in fase vapore più la pressione parziale del componente B in fase vapore. Va bene? Poi la legge di Raoult che cosa ci dice? Ci dice che la pressione parziale del componente A in fase vapore è uguale al prodotto della tensione di vapore del componente A per la frazione molare in fase liquida. E altrettanto per il componente B. La pressione esercitata dal componente B in fase vapore è uguale al prodotto della tensione di vapore del componente B moltiplicato la frazione molare del componente B in fase liquida. Va bene? Poi accoppio alla legge di Raoult la legge di Dalton. La legge di Dalton cosa mi dice? Mi dice praticamente che la pressione parziale del componente A è uguale anche al prodotto della pressione totale del sistema moltiplicato la frazione molare del componente A in fase vapore e altrettanto per il componente B. Bene. Pertanto, il quadro totale poi è completato dal fatto che se io sostituisco a P con A e P con B, P con 0 con A, X con A, P con 0 con B, X con B, io vedo che la tensione di vapore esercitata da una soluzione, in fondo, secondo il sistema, secondo il modello delle soluzioni ideali, non è altro che la media pesata delle tensioni di vapore dei componenti, calcolando su questa media pesata sulla frazione molare del componente, dei componenti in fase liquida. Va bene? Poi che cosa ho anche dimostrato? Con una semplicissima dimostrazione matematica, ho dimostrato che se P con 0 con A è maggiore di P con 0 con B, quindi se praticamente il componente A è il componente più volatile, da questa posizione si dimostra facilmente che Y con A è maggiore di X con A. Perché? Perché P con 0 con A è sempre maggiore di P con 0 con B. Perché abbiamo detto P con 0 con A è maggiore di P con 0 con B. Questi qua sono tutti e due dei numeri inferiori a 1, quindi tutta questa roba qui sarà sicuramente inferiore di P con 0 con A. Quindi questa frazione è sempre superiore a 1 e quindi è risulta sempre verificato che la fase aereiforme che fa equilibrio a una soluzione binaria è sempre più ricca nel componente più volatile. E abbiamo anche visto che questo è il presupposto teorico sul quale si basa l'operazione della distillazione. Operazione di distillazione che vi farò vedere bene in un caso reale quando faremo la distillazione del petrolio. Chiaro? Ultima cosa che vi voglio dire, lievissimo accenno alle soluzioni reali, e poi sulle soluzioni reali tacerò sempre. Le soluzioni reali, praticamente, come vengono studiate rispetto alle soluzioni ideali? Le soluzioni ideali, la legge è questa, è valida per tutte quante le soluzioni ideali. Cioè, se A e B sono acqua e etanolo, o se A e B sono etanolo e acetone,
o se A e B sono toluene e cicloesano, non cambia assolutamente niente. La forma della legge è sempre la stessa. Se la soluzione è reale, sapete che cosa ci si aggiunge? Ci si aggiungono praticamente due grandezze che vengono chiamate gamma con A e gamma con B. Per cui questa roba qui, lo scrivo qua di lato, vedete? Cioè P con A, pressione parziale del componente A, invece di essere uguale a P con 0 con A, X con A e basta, sarà uguale a P con 0 con A, X con A, gamma con A. Ove questo gamma che cos'è? Si chiama coefficiente d'attività e rappresenta che cosa? La nostra ignoranza su quanto è distante il comportamento della soluzione reale rispetto alla soluzione ideale. Ovviamente se la soluzione è ideale, gamma con A, che valore assume? 1. Quanto più gamma con A si scosta da 1, tanto più lontani siamo dalla soluzione ideale. Ovviamente altrettanto avviene per B. P con 0 con B sarà uguale a P con 0 con B per X con B per gamma con B. Va bene? Adesso dove sta la grossa differenza? È che fino a quando noi consideriamo soluzioni ideali, qua non ci stanno questi gamma, la soluzione ideale assume la stessa forma qualunque sono i componenti. Se A, vi ho detto, è acqua e B è etanolo, la forma della legge di Raoult è quella. Se invece praticamente di essere acqua e etanolo sono acetone e etere, la forma è sempre la stessa. Se sono benzene e toluene, la forma è sempre la stessa. Se invece passiamo alle soluzioni ideali, questa diventa praticamente la legge di Raoult con questa correzione. Ma dove sta la differenza? La differenza sta nel fatto che gamma con A per il sistema acqua etanolo è diverso da quello toluene e benzene ed è diverso da quello acetone cloroformio, che vi posso dire. Chiaro? Cioè i coefficienti d'attività cambiano sistema per sistema. E la cosa è ancora più complicata. Perché? Perché praticamente non solo cambiano sistema per sistema, ma cambiano anche concentrazione per concentrazione. E inoltre cambiano nelle maniere più pazze possibili. Cosa può succedere addirittura? Può succedere nelle soluzioni reali addirittura che la tensione di vapore esercitata dalla soluzione per alcuni valori della concentrazione della soluzione può essere anche superiore a tutte e due le tensioni di vapore. È chiaro? Per esempio, il sistema acqua-etanolo tiene questo tipo di pazzia, perché è un sistema altissimamente non ideale. Questo chiaramente ricrea dei grossissimi problemi in caso di distillazione, perché fino a quando la curva è di questo genere qui, diciamo, problemi teorici per la distillazione non ce ne stanno. Ma se praticamente ci sta una soluzione che ha una tensione di vapore o più alta di tutti e due i componenti, o più bassa di tutti e due i componenti, allora la distillazione diventa complicatissima, non si può più fare la distillazione. Bisogna, diciamo, utilizzare qualche ulteriore artificio. Ma, diciamo così, quello che io vi ho detto sulle soluzioni reali, ve lo potete anche dimenticare. Ve l'ho detto, diciamo così, giusto per dire che le soluzioni reali si possono anche studiare, ma è molto complicato. È materia, diciamo così, di corsi di livello di chimica fisica decisamente superiore a quello che facciamo qui. E, ripeto, è una cosa decisamente molto, molto, molto complicata. Diciamo che questi valori qui, gamma, nelle soluzioni altamente non ideali, arrivano anche a essere 0,2, 0,15. O possono anche assumere valore 3, 4, 5. Chiaro? Quindi, insomma, sono i sistemi altamente non ideali, possono fare anche delle pazzie. Cioè, mentre quando io vi ho detto, praticamente, tra gas reali e gas ideali, se voi state lontani dalle condizioni in cui si verifica la condensazione, gas ideale va sempre bene. Solamente quando il gas sta condensando, il modello di gas ideale non va più bene. Invece per le soluzioni assolutamente non è così. È chiaro?
Cioè, in poche parole, questo modello delle soluzioni ideali va bene se per esempio abbiamo una soluzione molto diluita, cioè praticamente il 99,9% del componente A e lo 0,1% di componente B. Allora va ragionevolmente bene. Se poi per esempio arriviamo all'1%, può andare bene e può andare male. Se arriviamo al 10%, va sicuramente male. Chiaro, giusto per intenderci un pochettino le cose come vanno. Direte voi, ma allora sì, questo modello è una mezza fetenzia e praticamente non va mai bene. Io quello studio a fare, no, bisogna studiarlo perché? Perché se poi si vuole studiare come, diciamo così, funzionano le soluzioni reali, noi dobbiamo sapere come funzionano le soluzioni ideali. Perché? Perché praticamente la maniera di andare a studiare le soluzioni ideali qual è? È quella là di andare a concentrare tutta la nostra ignoranza sulla soluzione reale dove? Nei coefficienti di attività. È chiaro? Diciamo che è una cosa abbastanza intelligente questa qui. Io no, quella può fare le pazzie più incredibili. Però tutte le pazzie che può fare quella soluzione, dove sono concentrate? In questo numeretto qui. Se questo numeretto qui è vicino all'unità, allora possiamo anche trascurarlo, si comporta abbastanza bene la soluzione ideale. Quanto più questo numeretto qui si allontana dall'unità, tanto più ci, diciamo così, la soluzione sarà non ideale. Vi ho detto, in sistemi altamente non ideali, questi gamma con A e gamma con B possono arrivare a 0,1, 0,2 o a 4, 5, 6 o anche di più. Chiaro? Va bene? Allora, vi ho detto questo, scordatevi tutto quello che vi ho detto sulle soluzioni reali. Qualche minuto di pausa.